Ciao bella gente, ciao gruppo. Questo era il mio cane. Io sono Nadia di Nadia Book Fatto a Mano. Questo è il mio canale all'interno del quale si parla di maglia, uncinetto, ricamo e passi di danza. Oggi tocchiamo diversi argomenti. Il primo tra tutti, uncinetto. Io indosso un progetto fatto all'uncinetto, è una blusa che ho decisamente allungato e quindi ne ho fatto quasi un mini abito. Non so se si può vedere per tutta la sua misura, magari poi vi metterò, se mi ricordo, delle fotografie. Ecco, vai Leda, vai scendi, il mio cane. È un tutorial che ho eseguito su un canale di maglia che di Silvia Taddei e lei si chiama Blusa Primavera, ma la potete trovare ovunque. Questo qui è uno schema che è pubblicato su Pinterest, è pubblicato su diversi siti. Basta digitare Blusa Primavera e vi verrà fuori questa lavorazione qui è una costruzione in top down, quindi si parte dal girocollo e si segue semplicemente uno schema che è già indicato su Pinterest, lo potete trovare e si arriva ad un certo punto del sottomanica, ad un certo punto di lavorazione, seguendo sempre lo schema per dividere il busto dalle maniche, si unisce qua sotto, si procede scendendo il busto quanto si vuole. Io ce l'ho in questo momento al ginocchio, non si vede, ci si può fermare al primo fianco, ci si può fermare sotto i fianchi, a metà gamba, lo si può fare lungo fino alla caviglia, creando poi questa sorta di vedo non vedo. Si può indossare con una semplice sottoveste, io adesso la indosso con una maglietta, ma d'estate si può mettere anche sopra un costume ed è molto bella. L'ho realizzata con un cotone 100% abbinato ad un filo di lamé. Non so se si evidenzia, ma sì, si vedrà molto bene. Abbinato ad un filo di lamé della Ice Yarn che si chiama Camelia. Erano gomitolini da 25 grammi, 20 o 25 grammi. Io l'avevo in casa da parecchi anni e quindi ho pensato di fare questo abbinamento. Poi, di solito, poi ci metto sempre i miei ciondolini. Non so se si vede qua, ecco, forse qua così. La mia ballerina, che è il simbolo della mia bimba. tema uncinetto, gli orecchini, di cui io negli anni mi sono divertita a realizzarne una serie e poi con un po' di fantasia li ho montati su delle monachelle inserendo perline, inserendo anellini metallici, gancini, strass, paillettes e ne ho fatti di ogni, basta avere qualche avanzo di filo, un po' di fantasia e si riesce a inventarsi e giocare un po' con i filati. Magari creandosi della bigiotteria, perché no, da abbinare a quello che è il nostro abbigliamento, no? Creando appunto queste sorti di accostamento, come si usa fare, nel proprio abbigliamento, creando poi la propria moda, il proprio modo di essere, il proprio modo di vestire e di abbellirsi. Quindi torniamo ai test. Diversi test terminati e diversi lavori in corso. Vi avevo parlato il mese scorso di un test in corso che non potevo accennarvi perché era ancora riservato ed è lui.
È uno scialle triangolare di dimensioni abbastanza grandi. Il mio misura per la parte più lunga oltre il 1,70 m. L'ho realizzato con due matasse di merino single della Darcomen Yarn in questo grigio oblio. Le ho impiegate quasi tutte, ne ho avanzate giusto una manciata di grammi, poca roba. Questo pizzo, ecco, che lo rende molto arioso, molto vaporoso sulla parte più grande dello scialle, la parte terminale, diciamo che è quella poi che dona, ecco, allo scialle stesso tutta questa bellezza. Ha una costruzione triangolare, come dicevo prima, quindi si parte dalla punta con una serie di aumenti sul lato destro, si procede mantenendo il lato sinistro sempre in costa, creando questo bordino di tubolare a tre maglie, sì, e si lavora eseguendo questa sorta di schema con questi bocciolini. Sono maglie lavorate, sono piccoli aumenti su un ferro e il ferro seguente, il bocciolino viene richiuso seguendo lo schema fino ad arrivare appunto allo sbocciare dei boccioli, diciamo così, creando questo effetto cromatico che lo rende molto più importante anche la bellezza del filato stesso. Cioè, il filato con questa sfumatura molto leggera abbinato a questo tipo di pizzo, io credo che sia un sodalizio perfetto. Lui è Pimpernel, scusate, non l'avevo ancora detto. È un progetto di Giusy Flammini, è già fruibile su Ravelry. Lo abbiamo testato in un bellissimo gruppo costituito dalla Giuseppina sotto il solleone del mese di luglio. Abbiamo lavorato tranquillamente, quasi tutte l'abbiamo fatto in lana. Luglio e agosto, portando a termine questo progetto che è risultato molto molto soddisfacente. Questo è lo scialle, io lo indosso su, anche se da noi fa ancora molto caldo, siamo all'8 di settembre oggi, e quindi questo è il mio test ed è il mio Pimpernel. Grazie Giusy per avermi chiamata a testare il tuo progetto e attenderò con ansia altre novità. E so che c'è già qualcosa in corso. E questo è lo scialle di Giuseppina Flamini Pimpernel. Un altro scialle che io ho testato, adesso sposto il Sonnenblick di Vicky perché è un argomento a parte. Ecco, questo è lui, qua si vede molto bene, sì. Lui è un test di Paola Albergamo. Paola Albergamo è un'artista, è una disegnatrice, ha una fantasia molto particolare. E lei lavora maglia e crea questi progetti che sono pezzi unici, devo dire. Io ho avuto il piacere di partecipare al suo Caltest all'interno del gruppo sulla piattaforma di Yarpond, dove io sono iscritta, e lei mi ha accettato più che volentieri perché già mi conosce, quindi abbiamo avuto già il piacere di lavorare per lei al progetto del Dancing with Galaxy. E lui si chiama Nodo Infinito. Nodo Infinito. Eccolo qua. Io lo chiamo scialle.
Lei inizialmente l'ha chiamato stola perché comunque di fatto è una stola. L'ho realizzato effettuando due ripetizioni di nodi in più, che sono queste due, una e due, rispetto alle indicazioni del pattern, perché ho preferito conferire a questa stola una lunghezza tale che mi consentisse di effettuando l'indosso di farla accompagnare doppiandola con una maggiore lunghezza in maniera che mi riuscisse a rimanere sulle spalle senza doverla puntare da nessuna parte. Questa è una stola, ha una costruzione a mezzaluna. Si lavora partendo da un lato e si procede dal lato in obliquo, diciamo, si procede allungando la stola. La lavorazione è maglia legaccio, ma mi è caduto il libro. All'interno della costruzione, come si può notare, con questo gioco di colore tra il chiaro e l'oscuro, colori che io ho scelto per la mia palette, una serie di fari accorciati che gli consente di avere la parte aderente al collo leggermente più piccola rispetto alla mezzaluna che si apre sulla falda finale. Sulla parte finale, appunto, come si può vedere, con una serie di gioco di maglie passate a punto dritto, maglia dritta, si creano questi nodi. Da cui prende il nome nodo infinito ed è tutto un proseguimento infinito dall'inizio al termine. Il bordo ha un piccolo I-cord di tre maglie, sia all'inizio che al termine. La partenza di questo lavoro ha una costina di avvio provvisorio dal quale poi si riprende e in chiusura si effettua tutto il bordo terminale dell'I-cord come all'ultimo ferro. I filati impiegati per il mio nodo infinito sono stati sempre di Dacome Yarn, i filati di Francesco Rosa che non so dove li ho cacciati, ma li trovo. E si tratta di una merino single, di una merino, scusate, di una merino plus in questa colorazione variegata, una speckle variegata che è della collezione quella stellare delle costellazioni dei segni zodiacali. Nello specifico, questa è quella del segno del toro. Se le trovo, non so dove le ho cacciate, forse sì. Ah, eccole qua. Eh sì, perché talmente tanta confusione qua. Eccole qua. Questa è la mia palette. Merino single. No, Merino Plus. Merino Plus. Malabrigo Soc. Ferro di lavorazione 3,5. Sì, o 3,25, non ricordo. Forse 3,5. Sì, perché queste maglie passate altrimenti col 3,25 mi tirano troppo. E questa è la mia palette e questo è il mio nodo infinito. Via, via, lanciamo tutti i nostri gomitoli, poi li recuperiamo. E test completato per Paola Albergamo. È già fruibile sulla piattaforma di Ravelry, lo potete trovare. Divertendovi con i colori, lei lo ha realizzato con una fantasia calda, quindi sui toni dell'arancio, dell'ambra, del senape, anche se il senape è un po' freddo, comunque molto caldo l'effetto finale. Io ho preferito orientarmi su questo colore tendenzialmente fresco. Poi un altro test che ho appena terminato, non pattern, però ho un test di filato, è stato per conto della Lolo Crea.
Lollocrea mi ha inviato due gomitolini da testare. So che mi sembra che siano già pronti in fase di preparazione, in fase di produzione e pa di passaggio alla vendita. E questo è il cashmere Cariaggi, 100% cashmere Cariaggi di Lollocrea. In questo colore grigio perla, nel quale sì, è proprio un grigio perla, perché il grigio perla tende poi ad avere all'interno qualche nota di celestino, di azzurrino, e questo è lui. Per chi l'ha riconosciuto, è uno scialle di Federica Giudice, si chiama Orizzonti Tibetani. È della sua collezione su Ravelry, lo potete trovare su Ravelry. Io so che lo ha appena anche mostrato sul canale di Instagram, sul suo profilo di Instagram di Federica Nitto. La trovate anche su Wool Crossing di Federica Giudice. Questo è Orizzonti Tibetani, ha una costruzione che parte da qui, si sviluppa verso la parte finale dello scialle, che è questa, la parte iniziale o finale, no, iniziale, scusate. Quindi si apre questo triangolo con questi particolarissimi aumenti ad asola che creano queste sorte di anellini. Non so se si percepisce questa cosa qui, ma credo di sì. Con questi aumenti ad asola all'inizio di ogni ferro, sia da un lato che dall'altro, si formano questi anellini, dal quale poi, terminata tutta la parte, diciamo, sovrastante lo scialle, che è questo, che è a maglia legaccio, si riprendono tutti questi anellini, inserendo ad ogni anellino la perlina, e questo è il risultato. Non so se si percepisce anche in questa situazione la particolarità di questo filato. Io l'ho lavato in lavatrice perché andava affollato. Naturalmente in un programma di delicati, lavato in lavatrice, centrifugato a 400 giri, 30 minuti di lavaggio compreso di centrifuga, e decisamente con un buon bloccaggio, perché questi picottini qua che sono lavorati nell'ultima riga, sul quale poi viene inserita l'ultima per in ogni picco una perlina, vanno aperti uno per uno. E quindi qui con estrema pazienza ci vogliono quei 10 minuti in più, ma si crea un lavoro che è favoloso. È un pizzo delicatissimo nella sua semplicità, perché come pizzo è molto semplice, non è per niente laborioso, ma nella sua semplicità crea questo tipo di scialle che dà un effetto particolare anche per lui. Lui è Orizzonti Tibetani. Noi avevamo iniziato un call di lavoro di gruppo con la Federica Giudice nell'estate forse maggio-giugno del 2021, con appunto la scelta di poter realizzare uno dei suoi scialli. Ho trovato il filato ideale, e ho trovato il connubio perfetto per effettuare questo lavoro tra filato e scialle. Questo è il risultato. Orizzonti Tibetani, anche lui test riuscitissimo. Bene. Thank you.
love with you as I am. They would be as in love with you as I am. They would be as in love. Un bellissimo argomentone di cui io volevo parlarvi è il nuovo progetto che abbiamo in corso nel gruppo Tester. Il gruppo Tester ha lanciato un bellissimo sondaggio al termine del CAL dei calzini della Giusy Flammini. Ha lanciato un bel sondaggio nel quale è emerso la scelta di effettuare un maglioncino con top down, quindi una costruzione abbastanza semplice per come la vedo io rispetto alle costruzioni dei maglioni. E con un bellissimo sprone rotondo, quindi con aumenti semplici ferail e con inserto di questo bellissimo sprone in ferail. Lui si chiama Cardoon, il CAL partirà il 14 di settembre. Abbiamo un gruppo abbastanza sostanzioso. Per chi volesse partecipare, ci sono due piccoli passaggi. Fate richiesta di iscrizione al gruppo Facebook Le Tester. Naturalmente là ci sono già tutte le indicazioni di come fare e di cosa poter scegliere per iniziare a campionare, perché noi adesso siamo sotto campionatura del filato e questo è sempre importante ricordarlo, perché per ogni progetto è una cosa fondamentale e importante, come dico sempre, è prepararsi con un bel campione. Lui partirà il 14 di settembre, come dicevo, all'interno del gruppo dedicato. È un gruppo nel quale tutti possono entrare tranquillamente iscrivendosi, acquistando in propria autonomia il pattern, che lo trovano, si trova su Ravelry per chi volesse farlo. Ognuno di noi l'ha acquistato, perché questa è l'autrice Isabel Kramer e il pattern si chiama Cardoon, eccolo qui. E di scegliere il proprio filato senza condizioni di aziende. Noi non siamo sponsorizzati da nessuno, i nostri filati ce li acquistiamo noi, ce li compriamo noi e decidiamo noi dove servirci. Io ho un gruppo libero, non sono sponsorizzata da nessuno. Tutto quello che dico, tutto quello che uso, è a parte i test, però se io faccio un CAL di lavoro, io decido di farlo con lo Scozia 2 di Lollocrea, perché ne ho una quantità. Mi ero fatta una bellissima scorta appena era uscito. A me lo Scozia 2 è un filato che non mi ha mai dato problemi e quindi lo uso più che volentieri. Lo trovo indicato perché, avendo una composizione del 70% di alpaca, ha una composizione ideale per questo tipo di progetto, come la Shetland, come le lane secche, come le islandesi. Un ferail, ecco, che abbia questo effetto qui richiede un tipo di filato, che non sono le sete, che non sono anche cotone volendo, però tutti liberi di scegliere il proprio filato e di impiegare quello che si ha in casa, quello che arriva, quello che si decide di prendere, quello che in base alle proprie tasche e alle proprie possibilità si inizia un lavoro. Il bello di un CAL, io l'ho detto in un video proprio completamente dedicato alla spiegazione del CAL, è quello di unirsi in gruppo e di lavorare spassionatamente, creando un clima conviviale, un clima cordiale, all'insegna degli scambi di idee, di opinioni, di confidenze, che poi si creano solo in questi tipi di gruppi, no? Alla fine vengono fuori delle cose che mai alla sorella ci si potrebbe pensare di raccontare. Comunque, Cardoon, CAL di lavoro in prossimità di partenza, prossimo video, prossimo step, gli aggiornamenti.
Questo è un altro. Vado a ruota libera così non blocco niente, non sto lì a far impazzire mia figlia che poi se no mi sgrida, mamma, devi cominciare a capire come fare tu da sola perché se no non ne veniamo fuori più. Va bene. Altro progetto in corso, ecco, tornando a parlare di scialli, io ve ne avevo accennato la volta scorsa, era questa scelta di lavorare insieme con la mia amica Gloria Pennati. Carinissima, una persona squisita, semplice, ma di un'umanità Cosa? pazzesca. Mi viene da ridere, mi viene da ridere. Cosa vi avevo appena detto? Ho parlato per un quarto d'ora di scialle e a un certo punto ho capito che invece non stavo filmando proprio una ciofeca. Vabbè, scusate il termine, non è una parolaccia, è una. Come per dire, che ne so, hai fatto una castronata, hai fatto una stupidaggine, diciamo. Riprendo il filo del discorso. Don Chisciotte è lui, vi avevo bello che illustrato tutta la costruzione. Allora, Don Chisciotte, se torniamo un pochino seri perché non meritano i nostri bene amati stilisti di essere un po' così, opla, presi un po' sotto gamba. Eccolo qua, Don Chisciotte, io lancio tutto per terra, poi non vi dico che cosa non ho qua in zona, fa niente. Eccolo qua, è lui nella mia bellissima bustina trasparente, tutte queste macchie perché io ho portato il mio progetto nella bella sacchetta in riva al mare e la sacchetta a un certo punto con una bella folata di vento si è bagnata e questo, vabbè, chiusa parentesi, Don Chisciotte è lui, è uno scialle di Antonio di Beagle Knit, lo trovate su Ravelry, lo trovate sul suo blog, lo trovate dove volete, Antonio, su YouTube, su Instagram. Lui fa un sacco di cose. È tornato reduce da una bella camminata del cammino di Compostela, di Santiago di Compostela in Spagna. Lui tenta di invitare anche noi italiane, ma noi italiane facciamo un po' finta di non sentire, ma prima o poi dovremmo accettare l'invito. Don Chisciotte e lui. Allora, che dire di Don Chisciotte? Il progetto originario doveva nascere con il Matisse. Ma del Matisse io sinceramente le due matasse dello stesso colore probabilmente non le ho, o se le ho devo averle impiegate, o se le avevo devo averle impiegate per fare altro. Mi è caduto l'occhio così poco prima di iniziarlo su questo bellissimo filato che è lui, ecco, non so se si vede, sì, eccolo qui. Lui è Sirio, eccomi. Lui è Sirio, sì, spero che si metta a fuoco, eccolo così, ed è un filato di una composizione pazzesca perché c'è dentro di tutto e di più. Ve lo leggo, vi leggo proprio testuale indicazioni, 42%, 42, sì, 42% merino, extra fine. Extra fine, extra fine, 28 viscosa, 14 poliamide, 9 lamè, 7 cashmere, 430 metri per 100 grammi, lavorato con il ferro del 3,25, ce li ho gli occhiali, ce li ho gli occhiali, devo averlo, no, 3,50, l'ho anche scritto lì davanti alla mia scheda. Allora, lavorati con il ferro del 3,5, questo è il risultato. Io sono nella fase del bordo esterno, ha una costruzione triangolare, ma non è speculare, nel senso che ha
un lato lavorato a maglia rasata. Stavo facendo vedere sempre il contrario. Mamma mia, scusate. Oggi è così, oggi è così. Sono un po' così, va bene. Allora, tornando a Don Chisciotte, ha un pizzo molto molto semplice, facilmente memorizzabile, che è questo. Ecco, notate che io lo sto leggermente aprendo e questa è già la sua bellezza di questo pizzo. Messo in risalto dal filo, perché, cioè quello che fa il filo, ragazze. Va bene, oltre alla lavorazione, tutto, la scelta di abbinare il filo e il colore a un progetto non è una cosa facile, è fattibile per tutti. La cosa migliore sarebbe attenersi alle indicazioni del pattern, sempre del pattern, perché chi disegna poi i progetti le studia queste cose, no? Lui l'ha fatto con un amerino. Aspettate, non voglio dire una castronata. Lui l'ha realizzato con un amerino, due matasse di 50% merino e 50% seta, che si chiama Aitana Villa Yarn di Lise di Aitana, probabilmente è una sua amica spagnola. Credo che sia proprio una tintore, una tintrice indipendente. Va bene, io lo sto realizzando col Sirio, la costruzione è top down, quindi si parte dal centro. Per un tratto dello scialle si lavora specularmente, quindi gli aumenti sono identici. Per un secondo tratto dello scialle, purtroppo qua non riesco a farvelo vedere, si effettuano una serie di ferri accorciati, ecco, forse così si vede, sì. Si effettua una serie di ferri accorciati che consente la metà in pizzo di allungarsi di un terzo in più, notevolmente in più rispetto alla parte a maglia rasata. Questo è il suo bordo, che è qua, eccolo qua. Si tratta di un pizzo che viene lavorato perpendicolare per tutta la lunghezza dello scialle ed è lui con queste bellissime, ecco, con questo bellissimo motivo a doppia treccia che si incrocia ogni due ferri, i doppi gettati e la chiusura alternata di ogni quattro ferri crea questi, ecco, questo bordino un po' a dente di gatto. Ecco, se vedete si capisce molto bene. E nonostante tutto non è stato ancora bloccato, però ha già una parvenza di drappeggio molto molto significativa. Don Chisciotte, realizzato insieme alla mia amica Gloria Pennati, che saluto, ciao Gloria, e in dirittura d'arrivo anche lui. Termineremo, se ce la facciamo, il tutto entro il 14 di settembre, data in cui io mi dovrò concentrare sul mio amato Cardun, il mio amato gruppo. Altre notizie? Ce ne sono tante? Sì, importante fra tante, questa qua. Eccolo! Torniamo ecco, perfetto, così si vede molto 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 bene. Torniamo al nostro mood ideato, battezzato dalle fondatrici del gruppo Tester, che siamo io Nadia, io Nadia, sì, Vicky e Antonia, e questo è il CAL che ha preceduto il maglioncino del Cardun. È stato lavorato durante questo periodo estivo. Il progetto è di Vicky Aquilino, questo è il suo scialle,
È uno scialle di notevoli dimensioni. Io non posso farvelo vedere tutto in camera perché sono in un ambiente piccolo, ma ve lo mostreranno le amiche di gruppo che lo hanno lavorato con noi, con mani sapienti. Questo è uno scialle versatilissimo. È stato fatto con tutto, è stato fatto con cotone, seta, lana, cashmere, alpaca, merino. È stato fatto con tutto. L'effetto è bellissimo. Il risultato è stato soddisfacente da parte di chi l'ha lavorato e siamo rimasti tutti contenti. Questo è il mood che tra poco, se riesco a sbloccarmi gli occhiali dallo scialle, vi mostrerò. E con il contributo di tutte le partecipanti, questo è il nostro mood. Ciao a tutte, io sono Vicky Aquilino e sono qui in qualità di designer, per cui vi parlo però per un attimo del Sonnenblick in sé. È uno scialle a semicerchio, la costruzione è in top down, per cui si parte da qui sopra e c'è un alternarsi di maglie legaccio e maglie allungate. Sonnenblick significa uno sguardo al sole, ma anche uno sguardo dal sole, per cui giocando un po' con questo termine che appunto tradotto in italiano può avere entrambi i significati, ho voluto immaginarmi con queste trasparenze create dalle maglie allungate un po' come se fosse un gioco tra la persona che guarda il sole e il sole che guarda la persona. Alla prossima, ciao! Ciao, vi parlo oggi dal castello di Buratti. Vi voglio parlare del CAL organizzato dal gruppo Le Tester. Si chiama Sonnenblick, scritto da Vicky Aquilino. Il pattern è molto ben scritto ed è questo. Il filato che ho usato è l'Holocrea, 100% cotone, due gomitoli e poi l'Urex, due gomitoli. E sono questi. Questo è lo scialle. Questo è il meraviglioso castello. Grazie a tutte e alla prossima. Ciao. Ciao a tutti, io sono Clara e questo è lo scialle Sonnenblick di Vicky Aquilino, fatto in occasione del calo organizzato dal gruppo delle tester. Il mio scialle l'ho fatto con un filato della Polo Nord che si chiama Principessa e che consiste nell'80% cotone e 20% seta. Io ne ho utilizzato 640 metri più o meno per 220 grammi. Dopo il bloccaggio, le misure finali dello scialle sono state 170 cm per 85 e ho utilizzato i ferri 4,5 per poterlo fare. Devo dire che è uno scialle molto bello, molto d'effetto. Sono stata molto felice di farlo e di finirlo soprattutto. E niente, ci vediamo in occasione del prossimo CAL. Ciao a tutti. Questo è il mio Sonnenblick. Vicky Aquilino. Ciao dall'Olocrea. Ecco, vi presento il Sonnenblick. Ve lo presento qua nel nostro bellissimo mare di Porto Santo Stefano. È un pattern di Vicky Aquilino. L'ho fatto con un filato di Borgo dei Pazzi. Ciao a tutti. Ecco il Sonnenblick di Vicky Aquilino, realizzato con molto piacere con un filato di cotone ricoperto di viscosa. Grazie Vicky per il tuo modello e per tutto quello che fai. Ciao a Ciao. tutte, io sono Elisabetta e oggi voglio parlarvi del CAL Sonnenblick proposto dalla carissima Nadia Buccheri nel gruppo Le Tester su Facebook.
Il pattern è stato disegnato dalla carissima Vicky Aquilino, una designer molto molto brava, cui i lavori mi piacciono tantissimo. E questo pattern lo potete trovare su Ravelry. È un pattern scritto molto molto bene, non ho avuto nessun problema a lavorarlo, anzi, vi devo dire che mi sono divertita tantissimo. Questo è appunto lo scialle ed è un lavoro particolarmente bello perché è fatto a sezioni, praticamente si alternano delle parti in maglia legaccio e altre sezioni con le maglie allungate. Questo cosa ha comportato? Che il lavoro cresce molto velocemente, quindi ti invoglia a lavorarlo sempre di più. Ho usato un cotone, un 100%, anzi 90% cotone, 10% lurex, e questo è il mio scialle realizzato. Adesso cerco di farvelo vedere. È uno scialle semicircolare, è molto molto bello, grande e avvolgente, e mi è piaciuto tantissimo. Quindi voglio ringraziare Vicky per il suo progetto e vi saluto al prossimo call. Ciao. Ciao a tutti, sono Rossella e ciao Vicky, soprattutto perché questo call è dedicato a te. E per poter realizzare il Sonnenblick, lo scialle da te ideato, bellissimo, un semicerchio. Questo l'ho realizzato con il filato Queen, ne ho consumato 90 grammi e 70 grammi di soffio, perché l'ho dovuto doppiare, altrimenti era troppo, troppo sottile il Queen, quindi andava bene così, ma è venuto bellissimo, molto soffice, leggero, e ti posso dire che oggi è il 17 di agosto, se volessi indossarlo uscendo fuori fa un fresco, finalmente si è abbassata la temperatura, oggi ha piovuto e alè, bellissimo. Comunque lo scialle è venuto molto molto carino, molto bello, indossa bene e io sono molto contenta. Grazie per questi tuoi progetti e alla prossima. Ciao! Ciao a tutte, sono Rita. Questo è lo scialle Sonnenblick della designer Vicky Aquilino. L'ho realizzato durante le mie vacanze in Francia, sferruzzando sul camper. È stato un lavoro piacevolissimo, rilassante, l'ho fatto volentieri. È uno scialle che da tutte le stagioni, non è quelli che si mette via per i cambi di stagione, si può portare sempre, è molto leggero. L'ho lavorato con cashmere a tre capi, non ricordo i ferri se 2,75 o 3, ed è leggerissimo e soffice come una nuvola. Grazie Vicky, grazie a tutte. Ciao Vicky, ciao amiche della maglia, questo è il mio Sonnenblick. Allora, di lui sicuramente Vicky avrà detto tutto, le mie parole, che mi sono divertita un mondo a farlo, in quel del lago di Lecco. Vi faccio vedere la mia esperienza con il mio Sonnenblick. Voilà! Ciao, alla prossima! Ciao a tutte! Didn't even really wanna go, but if you get me out, you get a show. There's so many bodies on the floor, so baby we should go and add some more. Are you down, did it down, did it down, did it down, 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 did it down.
took up people's hands, thrown up in the air to help them dance. Come on, baby, catch me if you can. I know you don't have any other plans. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Down, did it down, did it down, did it down, down, down. Are you down, 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 down? In prova, che non sono più in prova perché sono già stati sapientemente testati da un'altra persona, da altre persone, non solo una, da altre persone molto più competenti della sottoscritta. È lui si chiama Mary, è il Cashwool. Aspettate che ve lo metto sul dritto. Lui è il Cashwool di Lollo Crea, 100% merino extra fine. Ecco. Io ho iniziato finalmente, dopo mesi che l'avevo in progetto, qualcuno lo avrà riconosciuto, lo lascio ancora qualche secondo. Chi lo riconosce? So che all'inizio, ma qualcuno lo ha realizzato, e questo è uno scialle abbastanza famoso, eh? È lui, tratto dal libro di 52 Week of Shawl, 52 scialli, che è lui, è il testo di Lane, uscito nel 2021, mi sembra. E si tratta di Frost, eccolo qua, è Frost, è uno scialle di Valentina Cosciani, che ho il piacere di lavorare con questa bellissima Cashwool, e sarò curiosa di vedere poi l'effetto finale, il risultato finale. Io ho appena accennato la costruzione, è uno scialle che ha una costruzione anche lui triangolare, si parte da quella punta lì, si procede in altezza effettuando degli aumenti lateralmente sia da un lato che dall'altro, e poi si chiuderà al termine tagliando il triangolo. Lui è Frost ed è lavorato con Mary, che è un filato anche lui di Lollo Crea. Io lo trovo morbido, lo lavorerò e vi dirò l'effetto che mi sortisce una volta che l'ho lavato e l'ho trattato un paio di volte, come tutti i miei progetti. Bene, io per oggi mi fermo qui perché ce ne sarebbero da raccontare tante, e con i miei orecchini all'uncinetto finalmente un progetto piccolo all'uncinetto, che è questa banalissima, semplicissima rosellina. Ecco qua, si apre bene, è semplice. Io non li inabino, poi non li blocco, li lavoro con un uncinetto. Questo mi sembra che fosse un cotone macò, forse l'ho lavorato col 2, con l'1,5, col 2. Le roselline le trovate ovunque, i tutorial delle roselline sono su tutti i canali delle nostre italianissime espertissime del settore dell'uncinetto, che ce ne sono veramente tante. Questa è la mia blusa primavera, anche lei la trovate cliccando, cercando su Google, su YouTube, la trovate illustrata in parecchie versioni. Che dire, io vi ringrazio di avermi seguita. Se siete arrivate fino a qui, spollicionate. Adesso imparo anch'io piano piano,
Vi invito come sempre a prendere parte ai caldi lavoro, aiutano, risollevano il morale. Sono economici, posso dirlo che sono economici perché poi ognuno lo può lavorare, un caldilavoro, ognuno lo può lavorare col proprio metodo, col proprio filato e quindi sono, devo dire, alla portata di tutti. Io ho fatto visita questa settimana a una bravissima fornitrice di filati che è Ivana Battiston. Ivana Battiston la potete trovare. Io sono a 2 passi da Milano, vivo nella provincia di Monza, ma sono originaria, nata a Milano, ho lavorato a Milano tanti anni. Per me andare a Milano è un po' un riprendere un po' di energia, diciamo, ecco, perché forse oggi sono un po' così. Ho un bottino, ma non ve lo voglio mostrare perché sarà dedicato un progetto che è quello di Steam & West. Steam & West, come sapete, tutti i mesi di ottobre da 15, 17, 16, 17 anni, non so, lancia il suo Mystery Call. Si tratta per l'ennesima volta di uno scialle. Tra l'altro, ho capito che è di notevoli misure anche lui, anche questo, e mi sto già un po' preparando un po' di materiali da poter impiegare in questo. Vi saluto, grazie di avermi seguito. Iscrivetevi al canale, se avete qualche curiosità, potete chiedere. Compatibilmente con quello che riesco a leggere, in genere rispondo. E buono sferruzzo a tutti e alla prossima. Ciao ciao!